Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. Parleremo oggi della presentazione del quaderno 37, Rigenerare spazi dismessi. Lo facciamo con Elena Bottasso, responsabile del Centro Studi ed Innovazione di Fondazione CRC. Ben trovata. Grazie, buongiorno. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori in cosa consiste questa rigenerazione? Sì, il quaderno numero 37 fa parte della collana dei quaderni della Fondazione CRC che ospita i risultati delle ricerche promosse dal Centro Studi e Innovazione che si occupano di temi di attualità e che possano interessare il nostro territorio per cercare di conoscere meglio di che cosa si tratta, il tema che viene proposto, qual è la situazione in provincia di Cuneo, quali indicazioni possono essere fornite agli enti locali, alle organizzazioni del territorio per promuovere politiche e interventi efficaci. Allora, in questo caso il quaderno 37 presenta i risultati della ricerca che si occupa della rigenerazione degli spazi dismessi. Che cosa significa? Si parla molto in Italia e non solo dell'ingente patrimonio immobiliare non utilizzato, che sia di proprietà di comunale, ecclesiastico, di proprietà demaniale, quindi della grande quantità di edifici, spazi, luoghi che non vengono più utilizzati, che rischiano di essere un costo per la collettività perché devono essere comunque mantenuti e che se invece individuati e rivitalizzati attraverso dei progetti efficaci potrebbero diventare delle opportunità di uso a favore della comunità e quindi della cittadinanza a scopi culturali, sociali, educativi. Allora, a fronte di questo tema, la ricerca si è proposta di mappare intanto il territorio, di capire ma quanti sono questi edifici dismessi nella nostra provincia, che caratteristiche hanno, di quali proprietà si tratta e a partire da questa mappatura provare a suggerire, a indicare delle linee guida, una cassetta degli attrezzi per gli enti locali e per gli operatori culturali per sviluppare dei progetti di rigenerazione, di riqualificazione di questi spazi dismessi. Ecco, quali sono questi spazi individuati? Diciamo che la mappatura non può essere esaustiva perché ha preso in considerazione diverse fonti e anche interrogato tutti i comuni della provincia di Cuneo per chiedere di individuare questi spazi, ma abbiamo fatto insieme a Fitzcarraldo, la fondazione che ha realizzato con noi l'analisi, una stima di più di 750 spazi dismessi, come dicevamo, di proprietà mista, demaniale, piuttosto che pubblica, piuttosto che privata, e di questa stima di 750 abbiamo raccolto delle informazioni più puntuali dagli stessi comuni di circa 130 spazi dismessi che gli stessi comuni identificano come spazi di interesse per un potenziale riutilizzo. Inoltre, a partire da questo censimento realizzato con i comuni, abbiamo preso in considerazione 7 casi, un edificio presso il comune di Cuneo, uno ad Alba, uno a Mondovì, uno a Racconigi, per fare un esercizio, no? Un tentativo di analisi sui punti di forza, le criticità, le potenzialità di alcuni spazi esistenti che potrebbero effettivamente essere oggetto di riqualificazione. Quindi ancora una volta in qualche modo Fondazione CRC interagisce con i comuni, anche con i cittadini, perché no, per completare questo progetto. Come sempre facciamo per le nostre ricerche, non abbiamo raccolto solo dati e statistici, ma abbiamo cercato di confrontarci con il territorio per una raccolta di informazioni e di conoscenze interattive, chiedendo proprio ai comuni, agli operatori culturali, alle comunità di aiutarci a mappare il territorio, aiutarci a capire quali possono essere dei percorsi di progettazione, di gestione, di utilizzo sostenibile di spazi esistenti nella nostra provincia.
provincia. Il quaderno cerca di dare conto di questa mappatura, ma anche di queste linee guida che sono state proprio costruite, elaborate a partire dal confronto con i nostri interlocutori locali. Bene, io ringrazio Elena Bottasso, responsabile del Centro Studi ed Innovazione, per averci parlato del quaderno 37. Buon lavoro, alla prossima. Grazie mille, a presto. Buongiorno. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio.